Questa mattina qui a Comune di Salerno presentiamo una novità per la nostra città, una app che è una guida alla raccolta differenziata. Attraverso questo sistema, che è possibile implementare su qualsiasi telefonino, il cittadino può sapere in qualsiasi zona si trovi della città qual è il calendario della raccolta del giorno, ma tra l'altro avere anche un'utile guida per essere aiutato sulla selezione dei vari materiali, con l'attenzione particolare ai prodotti che possono essere messi nell'organico o alla selezione della plastica o di altri tipi di multimateriali, acciaio, alluminio, eccetera. In questo modo possiamo fornire al cittadino una guida utile giorno per giorno per sapere che cosa deve consegnare, a che colore bisogna consegnarlo e quindi poter contribuire all'aumento della raccolta differenziata nella nostra città. Non solo, ma garantire anche, come dire, un maggiore ordine e un maggiore pulizia nella nostra città. Spesso capita che i cittadini distratti depositano i rifiuti indipendentemente dal giorno di raccolta da parte della nostra società. Questo comporta inevitabilmente che le buste dei rifiuti rimangono per più tempo per le strade, hanno una sensazione di abbandono. Invece rispettare il calendario significa contribuire con piccoli gesti quotidiani a garantire la pulizia della città, ma a garantire soprattutto una migliore raccolta differenziata. Attraverso questa app inoltre il cittadino può anche segnalare situazioni particolari che dovesse riscontrare sul territorio. Attraverso una foto, automaticamente la foto viene inviata al nostro sistema e quindi le nostre squadre possono intervenire per poter eliminare microdiscariche o qualsiasi rifiuto abbandonato che si dovesse trovare all'interno della città. Inoltre è possibile attraverso la nostra app sapere dove poter consegnare le pile, dove poter consegnare i medicinali, dove sono le campane per il vetro, in modo che il cittadino non debba girare a vuoto per poter dare il proprio contributo alla raccolta differenziata, ma essere guidato attraverso una semplice app da installare sul proprio telefonino. È un'app che serve ancora una volta ad educare laddove ce ne fosse bisogno i cittadini salernitani ad un corretto conferimento dei rifiuti. Piuttosto che educare, diciamo, è un contributo ulteriore a non essere disattenti, ecco, è più corretto, perché i cittadini salernitani sono in gran parte educati e conferiscono nella maniera giusta. Abbiamo soltanto un gruppo di strattoni che purtroppo talvolta pregiudica un po' il lavoro e della società che si occupa del servizio e degli altri cittadini che fanno bene il loro lavoro, il loro mestiere, proprio così, di cittadino, perché talvolta anche impegnarsi, insomma, seguendo una guida del genere che dà la possibilità di andare un po' dovunque, di vedere dove conferire, come, dove c'è la possibilità di fare delle cose, insomma, arricchisce anche, come dire, la voglia di partecipare a questo processo di raccolta differenziata. E talvolta io penso che, a prescindere dalla bontà dell'iniziativa, che è ottima di per sé, anche le novità sono sempre degli stimoli nuovi, strada facendo. Intanto ieri, assessore, una festa per i 100 anni della Salernitana, la città come sempre ha risposto presente. Guarda, ieri davvero non ci sono parole, cioè ieri davvero non ci sono parole. Ieri è stata una giornata fantastica. Io ad onore del vero confesso i miei limiti proprio caratteriali, mi sono ripetutamente emozionato dall'altro ieri in poi, perché l'altra sera allo stadio Areghi è stato bellissimo, ieri al Duomo quella messa era da brividi, il corteo era imponente, veramente bellissimo, ieri sera Piazza della Concordia, a un certo punto quando sono salito sul palco veramente ho detto: ma chi me lo doveva dire a me, veramente, cioè. Però c'è una, come oggi a Santa Teresa ci sarà una marea di gente, però c'è un filo logico con tutto questo, il cuore. Io penso che quando le cose si fanno con il cuore funzionano sempre, non c'è dubbio, il filo comune, l'unico filo comune denominatore di tutto questo è stato il cuore, iniziative fatte con l'anima, tutti quelli che hanno lavorato, compresa la squadra che al comune ha lavorato, una squadra di grandi persone, ma di artigiani, perché questa era una manifestazione particolarissima, non aveva uno schematipo, non aveva nulla, siamo partiti così davvero, con la voglia di rendere omaggio a 100 anni di Salernitana e a 100 salernitane, è veramente, la città ha risposto, hanno risposto i giocatori, hanno risposto tutti, voglio dire, ieri è stato spettacolare per vedere quei calciatori, io ho sentito calciatori che me lo voglio dire da solo, li ho chiamati tutti quanti io personalmente, voglio dire, è stato bellissimo, uno su tutti, Di Battista, per esempio, Di Battista, Black & Decker, si è commosso quando l'ho chiamato,
Oppure ieri sera dopo la manifestazione ho ricevuto un sacco di WhatsApp di alcuni di loro che sono stati per anni miei idoli, tra l'altro, voglio dire, che mi hanno ringraziato. Io invece pensavo, ringrazio voi, perché davvero è una situazione paradossale anche per la vita di alcune persone, nel caso in specie la mia, che insomma mi sono ritrovato così. E poi è stato bellissimo, perché poi alla fine c'è stato un intervento estremamente passionale del governatore, bellissimo, forte. C'è stata la presenza sul palco della figlia del siberiano, è stato un altro momento toccante. E poi i calciatori, tutti commossi, tutti a selfarsi, tutti a entusiasmare e entusiasmarsi. Alcuni di loro addirittura mi hanno chiamato per dire: ma io ho giocato 7 anni, 8 anni, sono venuti ieri sera spontaneamente. Bellissimo, bellissimo. È stata la serata che meritava Salerno.